Dunque, qui abbiamo il cuore di Roma, Piazza Vittorio, una piazza che fino agli anni 40 era segnalata come la piazza più bella d'Italia. La piazza è il risultato di interventi che si sovrappongono uno all'altro. Infatti, il progetto originario del 1884 è stato più volte modificato e in qualche modo violentato, nel senso che prima è stata eliminata la cancellata, poi è stato realizzato il mercato che cingeva il giardino tutto intorno e che rendeva già terra di nessuno lo spazio centrale, e poi, con la realizzazione della metro, sono comparsi in maniera caotica all'interno del giardino una miriade di volumi tecnici e di aereazione. Dalla fine degli anni 90 si è assistito a una graduale riqualificazione, con lo spostamento del mercato dell'Esquilino e la progettazione del giardino da parte dello studio di architettura Grau. Il Grau ebbe una grande intuizione. Realizzò nel cuore del giardino la piazza in travertino, dove da allora si svolgono eventi e manifestazioni culturali. Di contro, però, non volse la sua attenzione al mantenimento e al recupero del progetto originario, caratterizzato dal giardino esotico pieno di alberi provenienti da tutto il mondo. Il Grau realizzò inoltre un sistema di siepi a simulare un labirinto che con il tempo si rivelò poco adatto al contesto. Prima dell'avvento dei centri commerciali, Piazza Vittorio era il mercato sotto tutti i punti di vista. Sotto l'aspetto commerciale per noi era qualcosa di fantastico perché avevamo clienti di tutti i tipi, dalle periferie alla provincia, alle zone in tipo Parioli, i ristoratori di tutta Roma venivano a far spesa lì. Il progetto di riqualificazione è frutto della collaborazione di Roma Capitale con i comitati del Rione Esquilino, primo tra tutti il comitato Piazza Vittorio Partecipata, promotore della candidatura del giardino come luogo del cuore del FAI. L'obiettivo principale è stato quello di restituire il luogo ai suoi cittadini, rendendolo funzionale e fruibile con una semplice risistemazione e riorganizzazione degli spazi. Prendendo spunto dal progetto originario dell'Ottocento, nel quale il verde era segnato da un sinuoso viale a forma di otto, i percorsi sono stati ridisegnati in linguaggio contemporaneo con delle sponde in acciaio corten e il fondo in terreno stabilizzato che riproduce i colori delle antiche pozzolane. In questo modo i cittadini, fruitori del parco, riconosceranno dove poter camminare e godere del verde senza rovinarlo. Ho dato qualche sbirciatina dalla rete di recensione e mi sembra che stiano facendo dei lavori belli, bellissimi. Sono
sarebbe meraviglioso ritrovarlo sia per il quartiere, sia per, proprio anche per la piazza, per i commercianti, per un po' per tutti. Il giardino è un giardino pubblico, pubblico vuol dire che è effettivamente di tutti e va vissuto e utilizzato col piacere di tutti quanti, cioè non può essere lasciato nel degrado e nell'incuria. La piazza riprende vita come spazio vuoto incluso nell'architettura porticata ottocentesca, che si riesce finalmente a traguardare dal giardino. L'eliminazione delle siepi ha reso possibile la riapertura delle prospettive, dando una maggiore sicurezza agli abitanti. Il giardino storico è adornato con un arredo più che monumentale, costituito da una serie di emergenze storico-artistiche e archeologiche molto diversificate. Oltre ai trofei di Mario, imponente fontana e macchina idraulica dell'antica Roma, c'è la Porta Magica, vestigia della villa seicentesca del Marchese di Palombara, considerata uno dei frammenti più importanti della cultura alchemica, incisa con una serie di iscrizioni e simboli misteriosi. Il monumento fu sistemato nel giardino a mo' di rovina, senza protezione, contro un muro che contiene un terrapieno. L'esposizione agli agenti atmosferici e ai sali inquinanti ne ha determinato un progressivo deterioramento. Durante i lavori è stato attuato un restauro manutentivo che dovrà essere ripetuto negli anni a venire. Punto importante del progetto di riqualificazione è la valorizzazione dell'asse longitudinale, l'antica Via Felice, che fin da prima della realizzazione della piazza segnava la connessione tra le basiliche di Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme. La riqualificazione della Fontana del Glauco funge da cardine per la sua valorizzazione. Il progetto ridisegna lo spazio attorno alla fontana attraverso due vasche concentriche e degradanti, che caratterizzano un ambito molto più ampio, a memoria dell'antico laghetto che nel 1913 costituiva l'intorno della fontana. Il gruppo scultoreo del Glauco fu realizzato da Mario Rutelli per la Fontana delle Naiadi a Piazza Isedra, poi spostato nei giardini. È in conglomerato cementizio armato. Il restauro ha comportato, oltre alla pulitura superficiale, la sigillatura delle lesioni per preservare la struttura in ferro. Sulla superficie sono stati fatti dei reintegri e dei consolidamenti, e poi è stato applicato un protettivo cromatico che richiama l'effetto del bronzo che aveva in origine. Un altro fiore all'occhiello della recente progettazione è il restauro della casina Liberty destinata a punto di ristoro. Piccolo edificio realizzato con il giardino ottocentesco era in pessimo stato conservativo, ricoperto da più di 7 strati di tinte che non solo alteravano il colore, ma che nascondevano le forme tridimensionali. Il restauro ha messo in luce i tralicci di uva su un fondo celestino e ha restituito alla casina Liberty il suo sapore romantico. Oltre a ciò che si vede, l'intervento ha permesso un riordino e un rifacimento di tutte le reti infrastrutturali ed è stato un vero e proprio intervento di bonifica che ha sanificato e reso fertile il sottosuolo del giardino di Piazza Vittorio. Il lavoro di censimento e la conseguente potatura e cura di tutte le piante ha permesso di selezionare le nuove piante da piantumare rispettando l'originale piano botanico progettato da Alfredo Keibling, giardiniere a capo dello storico Servizio Giardini fondato nei primi dell'Ottocento. In totale si contano 280 piante originarie e sono stati piantati 42 nuovi alberi, 17 palme, 450 piante decorative e 250 nuovi arbusti da fiore provenienti da tutto il mondo.
Il progetto e la realizzazione sono stati curati dai tecnici di Roma Capitale, del Dipartimento Lavori Pubblici, del Servizio Giardini e della Sovrintendenza Capitolina, che hanno lavorato insieme con passione e competenza. L'impresa che ha realizzato le opere, per 5 anni, eseguirà la manutenzione del verde. Il giardino di Piazza Vittorio aspetta solo di essere vissuto, è qualche cosa, è stato sempre il polmone del quartiere e non dobbiamo dimenticare quante famiglie e quanti bambini abitano qui, sono tantissimi, hanno giocato, hanno potuto giocare incontrastati anche in un clima anche questo multiculturale, bellissimo. Abbiamo molta fiducia nel comune, nei lavori che si stanno eseguendo e speriamo che possa aprire al più presto. La gente sembra una cosa che qua a centro di Esquilino c'è un piazza che da tanti anni che sempre esiste. Un giorno improvviso chiuso, sembra manca una cosa. Le panchine sono un altro elemento importante. Poste isolate per leggere e contemplare la natura o poste come in un salotto all'aperto per dialogare e incontrare gli altri. Il giardino è finalmente il luogo delle bambine e dei bambini che lo attraversano liberi con le loro biciclette e si divertono con gli attrezzi da gioco scelti con cura, mentre i più grandi giocano a basket, a ping pong o a scacchi. Finalmente a Peto, sono tutti contenti, vedi quel giorno di inaugurazione, pieno di gente, tutti contenti. E qui all'Esquilino io sono riuscito a trovare questo mondo che cercavo, vivere insieme, che in questa zona mi piace, mi trovo bene. Questa apertura perché vivremo ancora, vedremo i ragazzi piccoli giocare nell'interno del giardino, le madri che assistono i bambini perché hanno una panchina per sedersi, insomma, cosa che era scomparsa. Insomma. Poi c'è un piazza, la gente unisce, veramente sopra sabato, domenica, quando la gente non lavora, c'è una piazza, sempre un appuntamento là, andiamo là, una piazza, prende un po' di sole, chiacchiera un po' con la gente che conosce, no? Cambia un po' di parole, è una cosa bella.